In questo caos del calcio dilettantistico, dove tra società che rischiano di non iscriversi e tante altre che sono pronte a puntare ad altre categorie senza l'ausilio del campo, c'è tutto un mondo, quello del calcio a 5 femminile, che al momento pare abbandonato a se stesso. Le società sono state chiare in una riunione con i vertici federali del futsal. C'è il rischio concreto che sulle 48 compagini di A2 quasi tutte abbandonino la divisione il prossimo anno per questioni soprattutto economiche. Anzi, addirittura molti club hanno sottolineato come il rischio di problematiche per le formazioni possa essere relativo ai prossimi 2 anni. Nei giorni scorsi, appunto, c'è stata una call conference con alcuni esponenti del futsal a rappresentare il raggruppamento B, quello in cui si trova in questo momento la SD Irpinia del presidente Braccia e del DG Lanzaretti. C'è stato Giuseppe Dello Iorio della Futsal Nucera che ha sottolineato a nome di tutti i club la necessità di avere sostegni economici per i prossimi 24 mesi, così da permettere alle formazioni di calcio a 5, considerate dilettanti, di andare avanti nel loro percorso.